Bene, come anticipato, vogliamo ora tornare a parlare di ciò che sta avvenendo in Terra Santa attraverso l'appello lanciato da Caritas Gerusalemme, che esorta la comunità internazionale a fermare le violenze in corso in Terra Santa. Abbiamo in collegamento, ritroviamo con grande piacere una nostra amica, Marta Petrosilo di Caritas Internationalis. Ben trovata, Marta. Buongiorno. Allora, una situazione sicuramente difficile, la stiamo seguendo anche attraverso la cronaca, le notizie minuto per minuto, questi aggiornamenti che ci parlano ancora di violenze tremende. Ma appunto, dicevamo della Caritas di Gerusalemme, qual è la situazione e quali sono i punti evidenziati in questo appello? Sì, purtroppo a distanza di ormai 5 giorni noi comunque siamo ancora impossibilitati a intervenire. Caritas Gerusalemme sin dall'inizio, dal 7 ottobre, ha pronto un piano di intervento per portare sostegno alla popolazione, ma purtroppo le condizioni di grave insicurezza non permettono agli operatori di recarsi sul campo. Noi avevamo soltanto a Gaza un centinaio di operatori che prestavano soccorso alla popolazione anche tramite delle cliniche mobili. Al momento ciò che ci riferisce il segretario generale di Caritas Gerusalemme, Antona Spar, è che mancano i beni di prima necessità, non vi è l'elettricità, abbiamo visto che Gaza è al buio, tantissime persone, oltre 260.000, hanno dovuto abbandonare le proprie case, tra questi anche molti operatori della Caritas che ora sono in condizione di sfollati interni. E purtroppo la situazione non accenna a migliorare, anzi, ho sentito proprio ieri il collega e mi confermava che temono un'escalation delle violenze, un'escalation degli attacchi. Quindi l'appello da parte di Caritas Gerusalemme è che la comunità internazionale intervenga e che soprattutto questo l'appello anche da parte nostra come Caritas Internationalis, che venga consentito almeno l'accesso per prestare assistenza umanitaria ai civili, cosa che al momento non è possibile anche portare medicinali, perché ci riferiscono i colleghi che anche il passaggio alla striscia di Gaza tramite l'Egitto è attualmente bloccato. Marta, Caritas Gerusalemme ha attivato un sistema di supporto al personale di Gaza che ha un nome particolare che ci piace in questo momento, come dire, evidenziare, insieme mettendo l'amore in azione. E questo credo che sia un aspetto importante che fa da contraltare a tutto l'odio che sta emergendo, nuovamente in questi territori. Sì, come sempre la Caritas in contesti di guerra e di grave violenza ovviamente ha il compito e il dovere di prendersi cura dei propri operatori, proprio perché soltanto così potranno essere ancora più efficaci, soltanto così potranno essere in grado di sostenere la popolazione. Quindi hanno e subito fatto partire questo progetto che sostiene anche da remoto attraverso il telefono, quando è possibile il collegamento internet, gli operatori che stanno vivendo in prima persona queste violenze, quindi vuole offrire un sostegno anche a loro che, come dicevo prima, molti di loro si trovano in condizioni di sfollati, altri hanno subito anche dei lutti, ed è proprio questa rete Caritas che abbraccia i suoi operatori e li sostiene anche in questo momento. Marta, volevo allargare un po' il discorso, se me lo permetti, al problema che è sempre più forse ingombrante
delle prese di posizione anche di figure molto importanti che possono guidare l'opinione pubblica in tanti paesi, compreso il nostro. Ecco, siccome l'abitudine al bene è a farlo appunto senza curarsi di seguire troppo eventuali fraintendimenti, forse sei d'accordo, non c'è abbastanza rilevanza del nostro come cattolici che vogliono appunto sostenervi punto di vista nella discussione, nel mainstream, in tanti editoriali vediamo proprio ideologie ripartire anziché dare voce di più ai vostri pareri, cioè di chi veramente giorno per giorno resta sempre sul campo, non soltanto nelle emergenze. Purtroppo è una tendenza che, insomma, mi unisco alla categoria in quanto giornalista, ovviamente fa quello che fa più audience, è sempre la critica, la polemica, e quando si parla del bene a volte c'è il rischio di avere meno attenzione. Noi come Caritas Internationalis diciamo sempre che arriviamo prima delle telecamere e rimaniamo dopo le telecamere se ne sono andate, proprio perché da parte nostra c'è sempre un lavoro costante insieme alle comunità, e proprio essendo parte della comunità. Le Caritas sono 162 le Caritas nazionali che sono nostre organizzazioni membro e operano in 200 paesi e territori, quindi noi siamo ovunque nel mondo tramite le Caritas diocesane, le Caritas parrocchiali, veramente siamo presenti nei territori più remoti. E giustamente, come dicevi, aiutiamo senza alcun tipo di differenza di credo, di etnia o di qualsivoglia discriminazione possibile. Purtroppo, diciamo, le buone notizie non fanno tanto rumore, però noi crediamo veramente nella forza della testimonianza, ed è questo il nostro impegno anche da un punto di vista comunicativo, di far ascoltare la voce dei poveri, la voce dei più vulnerabili e anche la voce dei nostri operatori. Ecco, vedo che state facendo vedere alcune delle notizie. È importante testimoniare. È un lavoro non semplice perché il mainstream, come si diceva prima, ovviamente accende sempre i riflettori sulle polemiche o purtroppo sulle violenze e quant'altro, però noi continuiamo ogni giorno a cercare di accendere le luci anche sulle crisi dimenticate e anche su queste sull'amore e sulle opere della nostra confederazione. E se dovessi individuare così un segnale comunque di bene particolarmente evidente, particolarmente consolante, che esempio ci faresti oggi in Medio Oriente? Purtroppo il Medio Oriente non è semplice, perché vediamo che anche il Libano, che in tutti questi anni, a partire dall'inizio delle primavere arabe, aveva resistito, versa oggi in condizioni molto, molto difficili. Un esempio positivo che mi sento di fare è quello della resilienza, del coraggio della popolazione, delle Caritas in loco, ma proprio in generale della popolazione, che continua a ricostruire, continua a continuare a portare avanti la propria vita. In Siria c'è la guerra da tantissimi anni, ormai quasi più di 12 anni e mezzo, eppure lì la popolazione continua a cercare di ricostruirsi una propria vita nonostante le difficoltà, nonostante le barriere. Ecco, questo loro impegno, questa loro resilienza, questa loro incrollabile anche fiducia e speranza è un grande esempio per tutti noi. Ecco Marta, in conclusione vogliamo
riallacciarci a quello che è stato anche l'appello stesso dei patriarchi e dei capi delle chiese di Gerusalemme, che hanno rilasciato una dichiarazione, se non sbaglio, proprio sabato scorso. Sulla scia anche di questa dichiarazione, con l'impegno di Caritas Internationalis. Sì, ovviamente in questi frangenti l'impegno è quello di levare la nostra voce affinché i civili non subiscano quelle che sono le conseguenze anche politiche e diplomatiche. Quindi hanno condannato i patriarchi e condanniamo noi come Caritas qualsiasi conseguenza sui civili e mi riallaccio a quanto detto prima, è importante che si garantisca l'assistenza umanitaria. Abbiamo delle persone, sono 400.000 le persone a Gaza che in questo momento versano in gravi difficoltà, non hanno beni di prima necessità, e non hanno elettricità, non hanno acqua corrente. La situazione nei prossimi giorni potrà solo che deteriorare. Per cui in questo momento la nostra prima preoccupazione devono essere i civili e deve essere loro garantita assistenza e ovviamente non devono divenire loro vittime di guerre di cui pagano solo il prezzo. Certamente il terrorismo e la guerra non portano nessuna soluzione, ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. Questo è quanto appunto hanno sottolineato i capi religiosi, e l'appello, la preghiera per la pace è poi il punto fondamentale che ogni giorno Papa Francesco, ecco, ci ricorda. Marta, noi ti ringraziamo davvero di cuore per questa tua preziosa testimonianza e auguriamo a tutti voi operatori della Caritas Internazionale, tutti coloro i quali sono sul campo appunto per cercare di dare un aiuto concreto alle vittime di queste situazioni, anche talvolta molto spesso rischiando anche la propria vita. Grazie Marta, buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. Anche a te buona giornata, grazie Marta.